Oggi si torna a manifestare in Piazza Colombo dopo tanti anni ancora per la pace e per chiedere che le guerre che starebbero per iniziare non inizino mai. Il clima internazionale lo impone, quindi. Sì, assolutamente. Abbiamo scelto come coordinamento Democrazia Costituzionale il 1° maggio come giorno simbolico per ribadire due cose fondamentali. La prima è la volontà che venga rispettato l'articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia le guerre come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e che quindi, secondo punto, l'Italia si faccia parte attiva a livello internazionale per impedire lo scoppio di eventuali nuovi conflitti e per la risoluzione dei conflitti tuttora in corso. Ecco, secondo voi il clima internazionale è l'antipasto di un conflitto imminente o c'è possibilità che questo non accada? Io non sono così esperto, devo confessarlo, di politica internazionale per capire tutti i meccanismi. Certo, devo dire che a 48 anni, forse per la prima volta nella mia vita, ho più paura di quando c'era la guerra fredda. E purtroppo i venti di guerra che spirano da parte degli Stati Uniti d'America e della Corea del Nord, speriamo siano solo venti e non si scateni qualcosa di peggiore che può fare veramente paura. Oggi 1° maggio manifestazione in Piazza Colombo, poi proseguirete le vostre iniziative su questo filone? Noi proseguiremo con iniziative su diversi piani, perché il coordinamento per la democrazia costituzionale in tutta Italia, tutti i coordinamenti hanno deciso di rimanere in vita dopo il referendum sulla Costituzione del 4 dicembre per l'attuazione della Costituzione. Quindi tutto quello che è attuazione della Costituzione in Italia noi lo seguiremo e intraprenderemo iniziative per affermarlo. In questi giorni tra la Corea e gli Stati Uniti prove di missili e di bombe. Non è un evento naturale questo tipo di evento, ma è creato e alimentato da uomini come noi che hanno le loro dipendenze strumenti di morte e di distruzione di massa. Voi sapete quanti sono gli stati che costruiscono e vivono di rendita sulle armi che fabbricano e le bombe e i missili. Sono esattamente per categoria sino a 9, primi gli Stati Uniti d'America, secondo la Russia, terzo la Cina, quarta la Francia, quinta la Germania, questi stati che fabbricano strumenti di morte, il sesto è il Regno Unito d'Inghilterra, settimo la Spagna e ottavo, indovinate chi è l'ottavo? L'Italia è l'ottava nazione che costruisce più armi in tutto il pianeta e nono è l'Ucraina. Questi sono gli stati che costruiscono il terrore di oggi e di domani. Quali sono le aziende che più guadagnano degli altri su questi strumenti di morte? La Lockheed Martin americana, la Boeing che fa gli aerei, la Biosystem dell'Ucraina, la Raytheon, la Northrop Grumman, la General Dynamics, l'Airbus Group, l'United Technical e indovinate chi è il nono? La Finmeccanica italiana. Queste sono le società che producono le armi di sterminio. Siamo qui a dimostrare oggi, 1° maggio, un giorno in cui si dovrebbe celebrare il lavoro, un lavoro che al giorno d'oggi ce n'è poco e non per tutti.